io adoro il rosmarino, a parte tutte le sue capacità medicinali, magiche, evocative. Sono sempre stata molto influenzata dal suo profumo e soprattutto dai suoi fiori, anche perché condizionata da mia nonna, che diceva che portarsi un rametto di rosmarino fiorito sul cuore significa augurarsi la felicità. Con i fiori del rosmarino vorrei preparare un semplice tortino composto con uova e poi vedremo quali altri ingredienti che si cuoce nel forno. Famosissimo è il tortino di carciofi nella cucina fiorentina e questo diciamo che ha un tortino di carciofi un pochino rivisto per dare maggiore importanza al fiore del rosmarino e quindi abbiamo un tortino di patate e carciofi ai fiori del rosmarino. Gli ingredienti sono rosmarino e fiori di rosmarino, carciofi, aglio, patate lessate, uova e formaggio, sale e olio d'oliva. Si prepara uno spicchio d'aglio e si taglia a rondelline. Si puliscono i carciofi. Tagliamo il carciofo a listarelli. Prepariamo un teglino con l'aglio, qualche fiore di rosmarino per profumare e i carciofi. Li facciamo stufare leggermente. Sbucciamo le patate che avevo già lessato. Le spezziamo grossolanamente. Sbucciamo le uova sode. Facciamo 3 patate e 3 uova. Tritiamo anche le uova piuttosto grossolanamente. Prendiamo 3 uova fresche, le rompiamo in una ciotolina, le rompiamo, sale e pepe, mettiamo nell'uovo l'uovo sodo con le patate, aggiungiamo qualche filettino di carciofo, una bella dose di formaggio, una bella manciata di fiori di rosmarino. Usiamo per la cottura una vecchia teglia di rame con olio. Aggiungiamo ancora fiorellini e inforniamo 15 minuti 160 gradi. Decoriamo con qualche mazzetto di rosmarino e portiamo in tavola. Tortino con fiori di rosmarino.